Gianni Colacione per Libre TV, oggi 23 marzo 2018, siamo in compagnia di Pierpaolo Segneri all'hotel River Chateau, e perché c'è un evento importante, ci sta credo una tavola rotonda, un momento di discussione, di dibattito intitolato Rifondare la politica. Ovviamente il tema di questa discussione, di questo dibattito sarà ovviamente la condizione attuale dell'Italia post-elettorale, quindi queste elezioni, siamo proprio nel momento in cui ore calde, in cui si cerca di eleggere i presidenti delle Camere, ci sono alcune difficoltà. Ovviamente si parlerà anche di questo, anche di legge elettorale con Pierpaolo Segneri, che insomma non è nuovo su Libre TV a queste iniziative. Pierpaolo, siamo all'inizio, insomma, cosa ci dici di questo avvenimento? Anzitutto informerei i telespettatori di Liberi.tv che l'esperienza del cantiere, era un think tank, un pensatoio, si è evoluta e quello era un momento di riflessione, un cervello. È nato il pensiero corsaro, cioè l'idea di un movimento fatto di corsari, cioè di persone che sono i pionieri dell'umanità, ma soprattutto i pionieri della politica, per ricostruire il tessuto culturale della cultura politica, quasi come un manifesto letterario, con l'immagine dei corsari come immagine letteraria, che si distinguono dai pirati, che secondo me sono quelli che stanno nel palazzo e che ci stanno rapinando anche in un meccanismo, possiamo dire, da monopartidismo imperfetto, e invece i corsari hanno riferimenti e principi ben saldi nello Stato liberale, nell'idea della Costituzione, anche da riformare, però con quei principi che fanno dell'Italia e dell'Europa le nostre patrie e la nostra patria. E la tavola rotonda mi rende molto felice, perché io penso che la politica debba essere anche la politica del sorriso. Troppi musi lunghi e troppo pochi gli occhi invece che danno speranza. Essere speranza è fondamentale oggi nella politica, non basta la rabbia, non basta riversare il rancore, non basta un paese violento e insoddisfatto, dobbiamo fare in modo che la politica riacquisti il respiro lungo, no? Della cultura, del pensiero, che può diventare azione. E qui mi accorgo invece che le operazioni di palazzo vanno avanti un po' secondo la tradizione dei decenni passati, quindi sono tutti nuovi ma rappresentano il vecchio regime, no? E allora a posto del vecchio regime forse dobbiamo trovare il modo di mettere insieme i costruttori, oggi che sono tutti distruttori, tutti rottamatori, arrivano le ruspe da nord a sud Italia. Ma distruggere sì, è facile, dire sempre no, 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 ma qual è la proposta? Ma se non c'è uno spirito di libertà che unifica questa bandiera corsara e che ci riporta a credere nelle cose che fanno della politica qualcosa di alto, di nobile, un impegno civile e civico serio, tutto diventa semplicemente un'accozzaglia di dilettanti allo sbaraglio. Quindi vogliamo ricostruire la speranza e dare forza a quello che è il vento di libertà. La tavola rotonda, insieme a tanti pensatori, giornalisti, intellettuali, persone che magari non sono dei parlamentari, ma che si occupano di politica tutti i giorni e che avrebbero tutte le armi, tutte le possibilità per essere in grado di costruire questo dialogo. E quindi con il sorriso, una politica corsara in mare aperto, anzitutto oggi con il dibattito per capire come rifondare la politica, come ritornare alle parole, al significato delle parole, e soprattutto puntare come principale obiettivo la riforma della legge elettorale. Dal cantiere è emersa la necessità di una riforma uninominale maggioritaria, riprendendo un po' lo spirito del referendum del 1993, il referendum di Mariotto Segni e Marco Pannella, no? Cioè dove una stragrande maggioranza di italiani si sono espressi chiaramente per l'abrogazione della proporzionale. Da quel momento in poi abbiamo avuto sempre solo proporzionale,
percentuali diverse, ma è stato sempre determinante. Cioè la partitocrazia ha distrutto i partiti sono finiti, ma la partitocrazia è andata avanti tranquillamente. Collegi piccoli, persone e territorio, a riscoprire attraverso questo meccanismo il contatto tra gli eletti e gli elettori. Basta con le liste bloccate, serve veramente una rinascita dell'incontro tra i cittadini e il proprio candidato e il proprio eletto. Per fare questo è necessario un collegio uninominale piccolo, come diceva Luigi Einaudi, e poi gli ascoltatori, i telespettatori liberi di Punto TV si ricorderanno anche un mio sciopero della fame su questo. E che abbiamo documentato. Ovviamente. E quindi sì, che Liberi Punto TV ha documentato ed è stata veramente attenta in quella fase. Penso che se, tra virgolette, se mi avessero ascoltato oggi non avremmo il caos che stiamo vivendo a livello istituzionale anche per l'elezione dei presidenti delle due Camere. E quindi vorrei che passasse questo spirito di una politica fatta anche con gioiosità. Io mi ricordo nel 93, pure se erano anni terribili, c'era stato l'anno precedente la bomba a Capaci, c'era stata Via D'Amelio, la morte di Falcone, Borsellino, poi c'erano state le bombe che avevano colpito Roma, Firenze, Milano, non erano anni tanto leggeri, eppure io avevo 20 anni, ero all'università. Siamo la prima generazione post-ideologica dopo il muro di Berlino che è caduto nell'89 e quindi avevamo superato quella fase, siamo nati già in una fase successiva. Ebbene, andare a votare per quel referendum il 18 aprile 93 era per noi un motivo di gioia, sembrava di partecipare a qualcosa che veramente potesse cambiare le cose. Ricoprire quell'allegria, quella gioiosità, quello spirito è la base per rifondare la politica. Oggi ne parleremo con personalità di sicuro interesse e che hanno delle cose da dire e che purtroppo non vediamo mai in TV, perché in TV vediamo sempre le solite facce, sempre i soliti invitati, sempre i soliti ospiti che dicono sempre le stesse cose, il contrario di questo il giorno dopo, il contrario di quello che è stato detto prima, ma non vedo mai un dibattito che abbia un respiro più profondo. Noi dobbiamo recuperare questo respiro e con il vento sul galeone, il veliero, e con gli occhi magari lucidi per il vento, ma sapendo che l'azimut ci deve condurre verso un'isola del tesoro, che forse è il viaggio stesso. Bene, quindi questa tavola rotonda a breve sarà alle vele e partirà per questo viaggio di approfondimento e dibattito. Salutiamo Pierpaolo Segneri, soltanto un accenno e un saluto alla citazione che oggi Giachetti ha fatto in aula aprendo appunto la seduta, una seduta appunto che è una citazione che è di Marco Pannella, del suo ultimo libro, che proprio riportava al dibattito, al dialogo, all'apertura, alla non violenza, alla partecipazione. Soprattutto la parola chiave è amore, il dialogo, l'incontro, l'abbraccio, la carezza, la possibilità di capirsi, di ascoltare, di comprendere l'altro, l'alterità. E l'amore pare che non debba risiedere nella politica, invece secondo me, come ha insegnato Marco Pannella, come ha detto oggi Giachetti in Parlamento, è proprio quella la chiave. Anche per parlare con il più lontano da noi, se non lo facciamo con amore, se non abbiamo amore per quello che dobbiamo portare avanti per migliorare le cose e quindi migliorare innanzitutto noi stessi, non c'è possibilità. Troppo odio, troppa violenza, troppo rancore, sono questi i sentimenti che prevalgono. E il voto, penso che sia stato il voto del 4 marzo, un voto di protesta, no? Questo vuole essere un incontro dove nasce la proposta. Grazie per Pierpaolo Segneri. Grazie Marco Pannella.